punti di forza di una cordata così sicuramente è l'esperienza, in questo caso di Simone. Io ero sempre molto... partivo sempre dal mio cuore e lui invece a volte mi diceva: Tammy, adesso dobbiamo fermarci un attimo, non scalare col cuore ma con la testa. Cosa è successo ultimamente mi ha colpito veramente tanto. Ero e sono molto triste di questa cosa. Non posso dire niente perché non so esattamente come sono andate le cose. Noi da qui possiamo essere tutti intelligenti, ma non sappiamo mai come è veramente successo, no? Quindi lì sono sempre un po' prudente, ma secondo me il futuro deve cambiare. Non possiamo sempre essere più veloci, più alti e più lunghi ancora. Deve cambiare qualcosa. Io, per esempio, ho fatto un grande cambiamento dentro di me e sono molto felice. Ormai da quasi un anno ero costretto di fermarmi per i tanti dolori degli ultimi 18 anni e quando ho preso questa decisione ovviamente era difficile, ma ho capito che lo devo fare altrimenti posso andare in pensione, no? Era veramente grave e adesso ho capito che c'è anche qualcos'altro, che non c'è solo la competizione, è sempre questo ego trip, lo chiamo, no? Dobbiamo vedere che il nostro corpo, la nostra personalità è in armonia totale, non solo sempre una cosa di noi che ci spingiamo verso l'alto. E quindi il futuro sarà un po' diverso e sicuramente andrò in montagna molto diverso.